Con Ben l'inglese. ritrovati, rientriamo subito con una telefonata che abbiamo in linea. Con chi siamo e da dove chiama? Perfetto, Buonasera, mi chiamo Giusy, chiamo da Milano. Giusy. Buonasera, signora Giusy. Dica Buonasera. pure, signora. Sì, allora, io da più di 20 anni che ho una steatosi epatica. Anch'io Sì. non ho mai bevuto, cioè adesso un bicchiere di vino a tavola, anche annacquato, però prima, diciamo, quando me l'hanno riscontrata all'inizio non avevo mai bevuto, mai fumato. E adesso ho 57 anni, per cui sempre ogni 2-3 anni faccio l'ecografia e sempre fegato steatotico. Mi hanno detto che me lo devo tenere così. Adesso nell'ultima ecografia mi hanno ritrovato anche delle piccole concrezioni calcaree. Senta, lei ha 57 anni, Sì. quanto è alta e quanto pesa? Allora, adesso sono in sovrappeso, peso 75 kg e sono alta 1,60 m. E il suo gruppo del sangue qual è, Sì, signora Giusy? B Quale? negativo. Gruppo B. Sì. Guardi, se si dimentica il pane e la pasta e Ah. mangia poco riso e mangia invece un bel po' di borlotti, piselli, fave, fagioloni di Spagna e mangia anche un uovo tutti i giorni, nel giro di 3-4 mesi la sua steatosi non c'è più. Poi Ah sì, perché mi ha però, detto. signora, deve andare dai medici, dai cosiddetti scienziati, uomini di scienza, e che hanno il coraggio di dire lei se lo deve tenere e lei gli deve dire: ma che razza di medici siete? Se non manco sapete, capite l'origine della steatosi. Come pensate di poter curare allora un tumore, una leucemia, una sclerosi multipla, una laterale amiotrofica? Glielo dica, se manco sono arrivati a capire la causa della steatosi. E anche perché appunto quando me l'hanno riscontrato avevo sui 30 anni, mi dicevano: ma è sicura che non beve? Dicevo: guardi, cioè, anche a 30 anni non bevevo neanche, Ma non diciamo, c'entra niente, invecchiando, guardi. che diciamo, mezzo bicchiere di vino con l'acqua, però diciamo a 30 anni proprio non toccavo vino. Però appunto Sono i adesso. cereali tutti, abbiamo calcato la mano proprio stasera. La Però causa io. dei cereali, la causa delle steatosi sono gli amidi, Gli anche amidi. gli zuccheri, ma soprattutto l'amido che viene convertito, trasformato dal metabolismo umano in persone che sono programmate per quel tipo lì di metabolismo, lo trasformano in grasso che va a depositarsi all'interno e sopra il fegato. Ho capito, Ma i però. valori del suo fegato, della funzionalità epatica, vanno bene? Sì, quelle Le trans. ultimamente il dottore mi fa fare solo l'ecografia, dovrei fare anche quello allora. Sì, dovrebbe fare, come abbiamo detto in precedenza Sì. durante la trasmissione, transaminasi, gamma GT, ecco la bilirubina, milasi, lipasi. Senta, siccome ho anche da un po' di anni ho anche, diciamo, acidità, così ho eliminato l'acqua, diciamo, mangio e asciutto, diciamo, senza bere l'acqua, e l'acqua la bevo più tardi, perché vedo che appunto altrimenti mi viene un'acidità. E Va dipende che bene cosa quello. mangia, se mangia pasta col pomodoro lo può mangiare asciuttissima che l'acidità viene Mi anche se viene non beve. ugualmente, ho capito. Tanto tanto se mangia la pasta col pesto uno di gruppo B se la cava meglio. Se mangia gnocchi di patate senza la farina, se li può fare lei in modo alternativo con la farina di miglio o di quinoa e se la cava meglio ancora. Se Ho capito. mangia una bistecca ai ferri, signora, con un po' di patate non c'è proprio l'acidità. Allora lei dice che appunto mi regredisce questa steatosi se elimino pane e pasta? E sì, anche perché il peso, signora, se va avanti a mangiare cereali, il peso Aumenta. si avvicina ai 60 e non si può mica andare avanti con troppo peso addosso. Ho capito. E poi arrivano altri problemi e tutto quanto. Va bene. Grazie, signora. Va bene, grazie, buonasera. Buona serata. Quindi All'inizio sono tutte un po' mogge e demoralizzate le persone messe a dieta. la steatosi sono i dolci, gli zuccheri, soprattutto i cereali che vengono trasformati in grasso e che il fegato li accumula. Come pure i cereali, e soprattutto quelli col glutine, sono i responsabili dell'alterazione delle gamma GT. La signora che ha segnalato alla redazione, alla direzione, ecco, al telefono che ha problemi di gamma GT superiore a 100, signora, deve stare lontana, lontanissima dai cereali, soprattutto quelli col glutine. Gruppo 0 se li dimentichi. E
E lei vede che le gamma GT vanno bene, facilmente anche lei, ha detto la signora che non ha lasciato il nome, un'altra volta lasciate sempre il nome che così ci rivolgiamo direttamente in modo preciso. E c'è stata asportata la cistifellea, quindi calcoli la cistifellea, persona di gruppo 0, ma anche se fosse gruppo A non cambierebbe niente, facilmente una persona che per anni ha mangiato latte, yogurt o formaggi, perché i responsabili principali dei calcoli alla cistifellea sono queste sostanze. Senta, non so se arriveranno telefonate che ci sottoporranno l'argomento, quello forse più drammatico, quello del cancro al fegato. Anche lì possiamo attribuire a un gruppo di alimenti? Certamente. Sì. E i meno responsabili, non che sia un incentivo a bere a tutto spiano, assolutamente no, ma i meno responsabili sicuramente sono il fumo e l'alcol. Sicuramente. Poi, è meglio che la gente quindi non fumi. Quindi se dovessimo fare una classifica di pericolosità al primo posto, cosa tumori al fegato? Mettere? Ha tumore al fegato, latte, yogurt e formaggi. Poi, seconda battuta, la carne, i salumi di maiale. Ma il maiale, per quanto tossico sia, tremendo, ma la gente, bene o male, lo sa che il maiale può fare male. Ma invece, che ha un'aureola di alimento veramente valido, come la signora di prima che telefona, che mangiava tanto parmigiano e che poi si trova l'osteoporosi, sono proprio i latticini, soprattutto i latticini stagionati, quelli che i medici ci vanno giù pesanti, dica lei li mangi perché sennò va in osteoporosi. E crebbio, ma che vadano a vedere le donne cinesi se hanno l'osteoporosi. Dico i cinesi perché non mangiano. Abbiamo un'altra chiamata, dottor Mozzi. Ma anche la carne rossa, una persona di gruppo A, voi due di gruppo A sicuramente avete, non ci pensate minimamente a mangiare la carne rossa, perché anche solamente a io vederla. Io su di lui non ci metterei la mano sul fuoco. A vederla. Essendo bresciano, doc. A vederla. Era buon bresciano, a tavola la carne rossa. Stasera l'abbiamo messo sul chi va là. Ecco, stasera direttamente al muro mi e come spesso si dice, uomo avvisato, mezzo salvato. Dopodiché uno, quando è in cima a un campanile, si dice guarda che se non voli, che se caschi giù ti spiace chi sul selciato. Va bene, ho capito, ecco. Quindi scendiamo dal personale, sentiamo e sentiamo l'altro capo. È anche padre di famiglia, quindi con chi siamo, c'è da pensare a sé, alla moglie e ai figli. Ragazzi, ecco. Qua è una mazzolata continua. Due, buonasera, tre. Con chi? Pronto? Pronto, con chi siamo in linea? Sì, buonasera, sono Martina da Varese. Buonasera. Buonasera. Che bel nome. Grazie. Senta, niente, io 15 anni fa ho scoperto di essere affetta da epatite C. Sì. Non so se per una trasfusione alla nascita o per un intervento chirurgico. Comunque le mie transaminasi sono sempre state piuttosto, non dico nella norma, appena appena un po' alte. Dovrei intraprendere la terapia con interferone, però mi hanno riscontrato delle malattie autoimmuni in questi anni. E quindi non ho mai potuto fare la terapia. E adesso, quali sarebbero le malattie autoimmuni che le hanno riscontrato? Allora, ho iniziato con la tiroidite di Hashimoto. Una tiroidite di Hashimoto. Sì, il problema è che poi sono andata in ipertiroidismo, e mi hanno operato e mi hanno praticato una tiroidectomia totale. E gliel'hanno tolta totalmente, anche se la tiroide c'era, è che c'era la tiroidite e c'era, mamma mia, sì, veramente. Purtroppo sì. E niente, adesso ho gli ANA positivi. Sì, ma guardi che gli ANA positivi non c'entrano niente con la sua epatite C, sa? Gli ANA positivi ce li hanno anche chi non ha l'epatite C. Gli ANA positivi sono un segnale che c'è in ballo una reazione autoimmune nell'organismo. Sì, ma signora, la sua tiroidite, lei che gruppo ha del sangue? B positivo.
La sua tiroidite, signora, le è venuta per la sua passione per i dolci, gli zuccheri, soprattutto i farinacei, soprattutto il pane e la pasta, che sono quelli che le causano gli ANA positivi di adesso. Sono sì, loro, adesso signora. Vorrei dire, da un anno che ho iniziato la sua cura, la sua dieta. E il motivo per cui gliel'hanno tolta, bastava che le dicessero, guardi signora, lei ha la tiroidite, la sua tiroide non ne vuole più sapere di vedere dei cereali, li sostituisca visto che è di gruppo B con i piselli, con i borlotti, con i cannellini, con i fagioloni di Spagna, li sostituisca con quinoa e lei sarebbe stata benissimo, la sua tiroidite sarebbe rientrata, il suo ipertiroidismo sarebbe rientrato nei valori più che giusti, almeno ad arrivare a 0,5 del TSH. E lei sarebbe arrivata a mantenersi la sua tiroide, così adesso deve andare avanti tutta la vita a prendere l'Eutirox che contiene amido di mais oltre che lattosio, che per lei il mais è un veleno puro, signora, proprio. Io ho telefonato proprio in endocrinologia chiedendo se ci fosse un qualcosa al posto dell'Eutirox senza amido, mi hanno riso in faccia, mi hanno detto guardi che comunque l'amido di mais che c'è all'interno è proprio molto... Ah sì? E, sì e cosa succede quando si hanno le reazioni anafilattiche che bastano dei microgrammi per avere una reazione anafilattica uno ci lascia le penne? Ma signora, sarebbero da andare là a prendere a calci nel sedere. A parte che però lei può trovare il Tirosint, che adesso si sono messi a farlo anche loro in capsule, ma prima era a gocce e quello a gocce non conteneva amido di mais. Ecco, quindi posso prendere questo? Sì. Ecco. Però l'ANA, signora, dolci, zuccheri e cereali tutti, sa? Sì. Perché quando poi l'organismo non li vuole più vedere, ecco, reagisce malamente anche contro quelli che in teoria uno può tollerare, come una persona di gruppo B che in teoria con il riso e il miglio se la può cavare, ma quando ci sono in ballo delle reazioni autoimmuni, tutti quanti i cereali è meglio lasciarli perdere. No, infatti adesso... E spostarsi sui legumi, spostarsi su quinoa, spostarsi sulle carni, sul pesce, sulle uova, ma le persone di gruppo B che in genere con le uova ci vanno veramente a nozze. Uova e piselli, una persona di gruppo B ha mangiato in modo strepitoso, un po' di carote, di zucchine. Grano saraceno questa sera lei, tu Piero, non l'hai mai menzionato. Per quelli di gruppo B il grano saraceno è proprio meglio lasciarlo perdere. Sì. Ecco, però... No, le volevo dire, io adesso è un anno che sto facendo la sua dieta e adesso ho fatto gli esami del sangue il mese scorso, e praticamente non ho più un valore al di fuori della norma. Sì. Va bene, brava. Mi spiace signora, perché guardi, veramente mi arrabbio in un modo. Vedere l'ignoranza, non è più concepibile nel 2013 l'ignoranza della medicina ufficiale su queste patologie che oramai sono decenni e decenni che c'è, basterebbe studiarle un attimo, allargare l'orizzonte, andare a capire se ci può essere. Mamma mia, vanno a vedere delle cose incredibili, spendono barcate di soldi a cercare chissà che cosa, un collegamento minimo tra una patologia come quella della tiroide, che oramai è diffusissima, ecco, con l'alimentazione. Niente, non c'è verso. Piero, salutiamo tanto e facciamo gli auguri a questa telespettatrice. Io terminerei qui con le telefonate. Ultima, se sarai veloce, perché sì, lui. Ditemi voi, io vorrei rispondere a tutti quanti, perché dobbiamo dare anche quei consigli, non so, i cataplasmi, a cosa accennavi prima, ecco, qualche cosa, qualche rimedio che possiamo fare in casa. Per il fegato, i cataplasmi d'argilla. Cataplasma d'argilla. Si prende l'argilla, meglio l'argilla verde, ma se proprio uno abita in campagna nel periodo estivo è meglio, scava un po' mezzo metro e raccoglie la terra, la fa seccare, la pesta, la setaccia, si fa il suo sacchetto di scorta e poi fa come fare un mattone, fa il fango. È il fango, infatti. È il fango. Quell'impasto lì, colloso, lo prende, si prende un telo, si stende su... Su un tavolo sotto ci si mette un giornale, a secondo dell'addome che uno ha, ecco, si fa il suo rettangolo, spesso un centimetro, massimo due,
Ecco, alla sera quando va a letto se lo applica a contatto dell'addome, poi ci lascia il telo, ci lascia anche il giornale serve a assorbire l'eccesso di umidità, fascia tutto quanto, si può mettere un maglione addosso, basta, stop, il mattino dopo è come se l'avesse messo nel forno. Quel cataplasma d'argilla ha assorbito tutto il calore che c'era negli organi addominali, fegato compreso. Il che vuol dire togliere il calore, e il calore è una delle componenti fondamentali dello stato di infiammazione. Tumor, rubor e calor sono le tre componenti dell'infiammazione, quindi si toglie l'infiammazione. Certo, se poi il mattino dopo, però, quando è ora di far colazione, quello comincia a intossicarsi, siamo da capo. Punto a capo. Quindi cataplasma d'argilla, sì. Acqua fredda anche, o se no anche le compresse fredde. Ma poi anche sufficiente, al mattino appena alzate le persone, prendono un asciugamano da bidet. Lo bagnano, mettono una pentola sotto sotto il rubinetto, che così non sprecano tanta acqua, se no non riescono neanche a bagnarlo bene. Bagnano l'asciugamano, lo strizzano un po', cominciano a strofinarsi, a parte i capelli, si strofinano tutta bene la cute, da cima a fondo. Poi prendono l'asciugamano, lo bagnano, ogni tanto lo ribagnano, ecco, non basta una sola bagnata. Lo bagnano di nuovo, per ultimo, lo strizzano e si fasciano bene tutto a livello addominale, tutto. Se lo tengono lì e quell'asciugamano non lo tolgono finché non sentono che è assorbito il calore. Lo si sente diventare caldo. Questo vuol dire tirare fuori un sacco di calore dagli organi interni. Quando si macellano gli animali, che si mette una mano dentro le viscere, ma c'è un calore incredibile. Quel calore, che noi non ce ne rendiamo conto, la nostra pelle, siamo a 36 gradi, 36,5, 36, 36,2, ma dentro che ci sono circa 37 gradi, ma 37 gradi è una temperatura mica da ridere. Guardate che quando ci sono fuori al 37 gradi ci sembra di soffocare quasi. Sempre per cui meno calore c'è negli organi interni, e più vuol dire che la circolazione scorre nel modo corretto. Più c'è calore e più la circolazione ristagna, si dilatano i vasi e quindi c'è meno scorrimento del sangue. Perfetto. E per l'aiuto dalla natura, quindi tintura madre, c'è qualcosa che può aiutare? Ah sì, per il fegato ci sono, a parte il tarassaco che adesso poi con le piogge di quest'autunno è ricresciuto, basta che uno vada in un campo e ne trova bizzeffe. Adesso c'è del tarassaco bello, succulento, verdissimo, lucido, ricco di clorofilla e di proprietà. Quindi quello in insalata, cotto, crudo? Uno lo può usare crudo, cotto, lo può fare come tintura madre, ma per la tintura madre è meglio usare a un certo punto la radice. Il tarassaco va bene universalmente, il carciofo va bene per il gruppo A e il gruppo 0, per il gruppo B è veleno puro. Il cardo mariano, bene o male, va bene a tutti, ma soprattutto per le persone di gruppo A. La bardana, a parte le persone di gruppo 0, tutti gli altri ne traggono un vantaggio enorme, notevole. Il rosmarino, tipo le persone che hanno problemi di epatite, soprattutto quelli di gruppo B, ma con bardana e rosmarino, ma se la cavano più che bene, bene benissimo. E il rosmarino, guardate che potete usarla anche come tisana, alla sera prima di andare a letto insieme alla salvia, un po' di foglie secche di salvia e di rosmarino, li buttate nell'acqua bollente, spegnete il fuoco, lasciate lì 5 minuti e poi vi bevete la tisana. E il rosmarino può avere un effetto veramente valido. E quindi ce n'è. Ma basta che la gente cominci a dare importanza alle cose veramente importanti. E c'è un veleno in circolazione, tremendo, terribile, quello che intossica veramente a livello generale. È un fritto. È l'aria fritta, Antonella. È l'aria fritta. È questa che sta danneggiando tutti quanti, da piccoli fino ai vecchi, tutti, l'aria fritta. Siamo diventati maestri nel friggere l'aria. E questa intossica le menti, intossica i corpi, intossica tutto.
intossica le persone che non sanno reagire di fronte a stipendi a buonuscite da 7 milioni di euro e non sappiamo incavolarci. In Madagascar, quel personaggio assurdo che ha ucciso un bambino per togliergli gli organi, l'hanno preso, l'hanno fatto morire a suon di botte e l'hanno bruciato. Vivo, tra parentesi. E l'hanno bruciato. L'hanno bruciato vivo, era ancora vivo. Questo sanno fare le persone che non hanno perso l'intelletto e non sono intossicate dall'aria fritta. Adesso ci sono maestri a tutto spiano di aria fritta e la gente non ragiona più perché si fa coinvolgere da questa aria fritta e si fa intossicare. Stiamo aspettando per concludere la trasmissione la nostra preziosa Carlotta. Sì. Aspetta, e quindi tutti i telespettatori che hanno telefonato e non hanno avuto una risposta diretta, spero che abbiano comunque preso nota un po' come faccio io, perché i consigli dati nei singoli casi possono essere preziosi anche per il proprio. Poi ovviamente avrete occasione di incontrare di persona il dottor Mozzi. Vanno avanti le conferenze? Sì. L'ultima perché ce ne ho fin sopra i capelli, però questa qua ormai mi ha preso l'impegno. L'ultima per quest'anno, sì, spero. Il 18 di ottobre al Palazzetto dello Sport in via Sinigallia 6 alle ore 21 a Crema. Crema. Sul sito mogliazzi.it possono trovare dove prenotare il biglietto, che è presso il Fruttarolo a Pianengo, e ci sono dei numeri di telefono, ma è inutile che vi dico, li troveranno sul sito, sui vari siti. Lì le persone possono togliersi lo sfizio di fare le domande, tanto oramai bene o male sono dalle 60 alle 70 risposte per ogni incontro. Ecco, ci sono, quindi sentiamo, poi basta, per quest'anno poi va bene, basta, ma poi con la primavera si riprenderà. Non lo so. È vero che la primavera è anche il periodo per disintossicare il fegato? Dipende, se uno continua a mangiare di gruppo zero, sì, mangia le arance, se li intossica si trova il fegato fuori posto. Se uno invece va a cercare le ortiche, va a cercare il tarassaco... Ma è giusto prendere spunto con la stagione nuova, perché... Bisogna fare quello che la natura indica. In primavera l'unica cosa che spunta sono il tarassaco e le ortiche. Stop. Carlotta. Esatto. Carlotta. Tante telefonate, purtroppo tanti tumori al fegato. C'era da passare avremmo avuto tempo. Sì, perché siamo soffermati sull'epatite C a lungo e invece... E tanti epatite C, ma tantissime. Sì, ma l'epatite C... lo sappiamo che è un'epidemia silenziosa, quella dell'epatite C. Però avremmo proprio voluto parlare con una Purtroppo persona sono malata di tumori. Alla fine, nel rush finale, quindi non c'è stato tempo. Ok. Cosa dobbiamo dire? Ringraziamo il nostro pubblico per sempre l'attenzione, anche a quelli nuovi che riescono a carpire che c'è del buono in questi nostri incontri, anche se a volte i metodi sono bruschi, se le diete non sono così invitanti, però guardate, anche con cose semplici si possono fare... prodotti genuini, perché poi cucinare in casa è la cosa migliore, non prendere i cibi confezionati, quelli industriali, lì si nascondono un sacco di insidie, già magari avete sbagliato l'alimento giusto per il vostro gruppo sanguigno, ma poi ci sono anche tutti gli additivi, tutte le cose che possono danneggiarvi a lungo. Una grossa azione, però l'ultima parola una è quella grossa del azione dottor Mozzi. Di disintossicazione, bisogna disintossicarsi dall'aria fritta e la gente deve capire che bisogna tornare alla cosa più importante che c'è al mondo, la propria salute, la salute del proprio familiare. E se la gente capisce questo e manda al diavolo tutti quelli che friggono aria e che ci intossicano, si ritorna veramente a stare bene. La gente si impossessa di nuovo delle sue conoscenze fondamentali e impara a stare bene, a gestirsi la salute e impara forse magari a dare un calcio nel sedere anche a chi di dovere. Con questa vi auguriamo buona serata vediamo fra un mese. Ciao, grazie. Sì, vi aspettiamo la seconda settimana di ogni mese. Secondo venerdì di ogni mese. Grazie.